Ciao Lucia, come stai? Benvenuta. Diciamo Ciao Giorgio, bene? Dai, bene, diciamo bene, sì, stiamo bene. bene, dai. Senti Sì. Lucia, parlaci un po' della storia che c'è dietro questa immagine che hai voluto condividere con noi. Allora, prima di tutto ti volevo ringraziare perché la tua è una bella iniziativa, questo fatto di farci parlare, di prendere una foto che non è scattata in questo momento, ma che diventa un po' un pretesto, è molto interessante. Allora, la foto che ho scelto io è una foto che incomincio ad avere anche qualche anno, perché è una foto che ho fatto nel 99. Però è una foto a cui sono molto legata perché dentro quella foto c'è tanto della mia vita e quella foto io l'ho scattata a Castiglioncello nel Castello Pasquini e quella è una finestra del camerino che era adiacente, diciamo, al palcoscenico dove Carla Fracci e Mischa Vanuk stavano per andare in scena con lo spettacolo Giorni Felici. Che era ispirato al lavoro di Samuel Beckett. Era un'interpretazione completamente diversa dal senso originale di Beckett. E questi giorni felici, diciamo, sono rappresentati attraverso questa mia foto da questi due elementi scenici, per cui solo i cappelli dei protagonisti. E i cappelli evocano qualcosa e comunque stanno guardando fuori, che in quel momento è come se fosse sospeso in attesa. E Castello Pasquini, per chi lo conosce, è un posto abbastanza meraviglioso, sia da un punto di vista proprio architettonico, perché si affaccia quasi sul mare, attraversando la ferrovia che rimane sotto, e poi c'è il mare a ridosso, per cui c'è tutto il golfo di Castiglioncello. Però fondamentalmente è bello perché è un centro di produzione, di residenza per la danza e il teatro di ricerca e la danza contemporanea. E per me è anche un po', come dire, un luogo in cui ho passato molto tempo perché ho collaborato per molti anni con Armonia, che è la fondazione, la struttura che organizza tutte queste rassegne di teatro e di danza. E ho collaborato sia come fotografa di scena per il Festival in Equilibrio principalmente, però per fortuna è stato anche per me un luogo di residenza. Io, per esempio, lì ho costruito l'impaginato del libro Buenos Aires Caffè. Oppure lì con dei compagni di viaggio importantissimi ho sperimentato facendo aiuto regista, scrivendo, collaborando nella stesura dei testi teatrali. E diciamo per me questa idea di Giorni Felici, quella foto proprio lo emana in maniera esponenziale e soprattutto quella foto è la prima volta che mi faceva conoscere Castello Pasquini e me l'ha fatto conoscere attraverso questa collaborazione che è andata avanti per anni con la Fracci. Per cui ho usato quella foto perché vabbè, la condizione è un po' questa, di una sospensione, di un tempo sospeso, adesso noi viviamo un dentro che guarda a un fuori, però anche per fortuna con questo grande bagaglio di esperienze, di incontri, di conoscenze che fa parte un po' di noi, insomma, che viviamo in forma di resistenza assoluta, questa quarantena indispensabile, però secondo me la viviamo anche avendo la possibilità di interagire con cose importanti, per cui io vorrei dare anche un segnale positivo. E certo è rafforzato questo che dici anche visualmente dal dettaglio della grata pesante che sta fuori dalla finestra, un po', no? Che ti costringe a stare all'interno, no? Quasi come se non potessi uscire fuori, che appunto Sì, riflette ancora di più. esatto, che è la nostra condizione, per cui questo guardare fuori, questo anche immaginarsi quello che sarà dopo, insomma, che cosa faremo dopo. E ovviamente io che come diciamo mio specifico principale è quello di relazionarmi col mondo del teatro, della danza, è chiaro che è un settore che vive, che vivrà grandi, grandi difficoltà perché il problema, insomma, di non poter stare insieme diventa necessario, ma diventa anche togliere. Complicato da gestire, insomma, certo. Esatto. Per cui io mi immagino anche di fronte a questa finestra, mi immagino anche quello che potrebbe essere
il futuro e cerco di essere positiva perché diversamente è complicato, insomma. Senti Lucia, ma questa immagine fa parte so di alcune tue pubblicazioni? Sì, questa foto è stata accolta su due libri. Il primo è, ovviamente è il libro, è una monografia sul mio lavoro con Carla Fracci, che è un lavoro che è durato 12 anni. E per cui è un lavoro molto importante, ampio, con lei ho girato anche, sono stata all'estero tante volte, per cui insomma è un lavoro molto importante. E questo libro è una monografia completamente in bianco e nero e questo libro gioca molto sul dare, cioè il libro è fatto di spettacoli, di capitoli, però io ho voluto che ogni capitolo avesse una poesia oppure più poesie che accompagnassero le immagini e c'è sempre un'immagine di apertura che è come se evocasse lo spettacolo. Nel caso dello spettacolo di Giorni Felici, quella è la foto che apre il capitolo, per cui c'è sempre questa idea un po' onirica, un po' di suggestione. E poi l'altro libro in cui è comparsa sempre questa foto è un libro che è uscito per la Postcard, nella collana Postword, è un libro, un saggio di fotografia, uscito nel 2012, nel 2013, non ricordo, e questo è un libro un po' particolare perché c'è un corpo fotografico molto ampio, molto vario, si passa dalla musica New Wave anni 80, quando ero proprio un adolescente e cominciavo a frequentare i primi concerti, fino ad arrivare insomma, alle ultime esperienze degli anni appunto 2012-2013 quando è uscito il libro. C'è anche un corpo letterario molto ampio e importante perché in questo libro io ho voluto che alcuni dei miei compagni di viaggio, diciamo quelli un po' più vicini, più intimi, raccontassero il loro mestiere, per cui appunto il mestiere, non lo so, di coreografo, regista, musicista, ballerino, attore, e per cui ognuno di loro ha raccontato il loro mestiere e oltre a servire al pubblico per capire meglio anche di che cosa si tratta, insomma, in ogni ambito, però secondo me era necessario per far capire l'importanza di un fotografo che riuscisse ad avere la sensibilità e anche, diciamo, un background necessario per affrontare ogni volta, riuscire a raccontare l'artista di riferimento, insomma. Certo, certo. Per cui, senti, scusami, vai, vai. No, basta. Senti, gli 8 minuti sono volati, come vedi, è stato molto bello ascoltare i tuoi racconti, speriamo di rincontrarci insomma per ulteriori lavori che farai e ti ringraziamo moltissimo di essere stata ospite e di averci concesso il tuo tempo. Grazie a voi, grazie a te, grazie a voi e veramente a presto, voglio di abbracciarvi tutti. Ciao. A presto, ciao Lucia, ciao. Ciao.